Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questa quarta e ultima puntata, direi dedicata al Mont Saint-Michel, la sua storia e le sue leggende, volevo concludere questo viaggio nelle terre di confine della Baia, dedicando qualche minuto alla storia dello sfortunato Coliberto. Abbiamo ancora una leggenda dal carattere didattico, diciamo educativo, presumibilmente sempre rivolta ad un popolo che probabilmente a detta del clero, eccetera, ha bisogno di essere educato e richiamato ad una corretta vita cristiana e all'obbedienza alle sacre regole. E quindi questa volta narreremo la vicenda di Coliberto. Ci racconta la storia che si tratterebbe di una leggenda che risale all'undicesimo secolo e che riguarda sempre la chiesa di Mont Saint-Michel. Già in un'altra leggenda, se non erro, avevo letto che si consigliava, per non dire ordinava, di non entrare di notte nella basilica in quanto vi avvenivano dei fatti prodigiosi che gli occhi umani non avrebbero dovuto vedere. Ed è proprio per questa ragione che Coliberto verrà punito. Narra la leggenda che un tempo nessuno osasse entrare di notte nella chiesa di Mont Saint-Michel. Lo stesso frate guardiano, dopo aver chiuso le porte al calare della notte, non avrebbe mai avuto l'audacia di aprirle fino all'ora di suonare il mattutino. E anche nella leggenda precedente c'era sempre quest'idea di qualcuno che veniva chiuso per errore dentro la chiesa, insomma non doveva accadere, e gli stessi frati avevano timore di avventurarvisi di notte. Ci viene ancora detto che l'antichità, diciamo, non aveva introdotto questa usanza senza ragione, ma era motivata dal rispetto che si aveva nei confronti degli angeli, cioè nessun essere poteva presenziare nessun uomo durante la notte, quando la chiesa si riempiva di uno splendore più vivo di quello del sole, ci viene detto, e si udivano cantare canti melodiosi e angelici, la cui eco si risuonava in tutto il monastero estasiato. Ma, ci ricorda la leggenda, in ogni tempo ci sono uomini che credono solo a ciò che vedono, e fu così che uno di questi tristi miscredenti, di cui non ci viene rivelata né la condizione né le sue caratteristiche, sappiamo solo che si chiamava Coliber, e parlando con i sacrestani chiese loro, li provocò in sostanza, perché nessuno volesse restare in chiesa la notte. Si burlava di loro, dicendo che in nessun'altra chiesa vi era un'usanza simile, che addirittura in certi santuari i sacrestani consumavano direttamente i pasti o passavano le notti nella chiesa. Ma i sacrestani del monte risposero che questa usanza era stata introdotta per rispetto degli angeli, i quali, sebbene fossero presenti all'interno della chiesa in ogni ora, nel cuore della notte la riempivano di una luce tanto pura che gli occhi dei comuni mortali erano troppo deboli per poterla sopportare. Non, diciamo, consolato, non convinto da questa situazione, da questa spiegazione, affermò temerariamente che sarebbe volentieri rimasto nella chiesa se solo gliel'avessero permesso. Tutti cominciarono a ridere, pensando che si stesse vantando, ma vedendo che insisteva e assicurava che in ogni modo l'avrebbe fatto, i sacrestani lo riferirono ai monaci, che in un primo tempo non vollero accondiscendere i suoi desideri, poi, infastiditi dalle continue richieste di questo individuo, gli permisero di trascorrere una notte in chiesa a proprio rischio e pericolo. Molto felice, si preparò con un digiuno di 3 giorni, quindi si lavò il corpo, lavò la sua anima, ci viene detto con termini appunto di carattere medievale. Entrò la sera in chiesa e si nascose in un angolo, ma a mezzanotte fu sopraffatto da un brivido gelido. Passarono davanti ai suoi occhi terribili visioni e cadde a terra svenuto dalla paura. Avvilito,
ma non privato dell'uso di occhi e orecchie, vide tutta la chiesa risplendere di una luce incomparabile, ci viene detto. Vide San Michele passeggiare nel Sacro Tempio con la Beata Vergine e con l'Apostolo San Pietro. Colto da terrore, sentì San Michele lamentarsi con la Vergine San Pietro che sentiva nella chiesa un odore disgustoso. Ed ecco che si avvicinò a Coliberto con un viso molto severo. L'uomo ovviamente non poteva scappare, le porte erano chiuse dall'esterno e la Beata Vergine e l'Apostolo, vedendo l'ira dell'Arcangelo, ebbero compassione dell'uomo e supplicarono San Michele di perdonarlo. Di fronte al rifiuto categorico dell'Arcangelo, che aveva affermato che un simile insulto a lui gli spiriti celesti non poteva passare senza punizione, allora la Madre di Dio pregò all'Arcangelo di concedere all'uomo il tempo necessario di far penitenza, diciamo di confessarsi. Ecco, San Michele, rimasto inflessibile, gli chiese perché aveva avuto la presunzione di voler penetrare i suoi segreti. Gli disse di uscire e di far penitenza perché la morte sarebbe presto andato a prenderla come un ladro, termine che troviamo negli scritti del Vangelo. Dopodiché questa visione scomparve, una forza invisibile scagliò Coliberto sul sagrato della chiesa, ai piedi dei gradini della porta principale. Ci ricorda anche lo schiaffo che la mano invisibile aveva assestato al personaggio protagonista della vicenda narrata nella scorsa puntata. Dopodiché, lo sfortunato disgraziato perse conoscenza. Giunta l'alba, i sacrestani tremanti aprirono la chiesa per il canto mattutino, per le lodi, e cominciarono a cercare ovunque Coliberto. Lo trovarono fuori, così abbattuto da riuscire appena a respirare. Anche questo ci ricorda la leggenda precedente. Informarono il priore, che fu mosso a compassione, si informò di lui, gli chiese come stava. Coliberto rispose che stava molto male e raccontò con le lacrime agli occhi, mentre era, diciamo, scosso da tremori, tutto quello che era accaduto, quello che aveva visto e udito e come la Beata Vergine avesse intercesso per lui. Tutti accorrevano per vederlo e ascoltarlo. Dopodiché confessò i suoi peccati davanti al popolo e ai monaci e 2 giorni dopo aver pianto per, diciamo, il suo peccato sacrilego, la sua curiosità sacrilega, morì il terzo giorno in un soprassalto di terrore. Direi che notiamo un filo conduttore comune in queste leggende, che è appunto questo spirito educativo, questo intento, diciamo, insegnare al popolo che chi non rispetta il corretto comportamento può incorrere nell'ira dell'arcangelo e comunque dei santi. E lo troviamo anche un po' crudele, forse, ai nostri occhi di oggi parrebbe tutto un po' eccessivo, ma non dimentichiamoci che stiamo parlando del Medioevo, epoca in cui il rispetto di determinate regole era tenuto in gran conto. Mi auguro che questo abbastanza breve excursus nella storia e nelle leggende del Mont-Saint-Michel sia stato di vostro gradimento. Credo che continuerò il percorso delle terre di confine, anche se ancora non ho deciso in che direzione muovermi, ma via via che incontrerò altri argomenti interessanti di questo genere, confluiranno su questo canale. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.